Questo è un video pratico che nasce da un messaggio che mi è arrivato. Aspetta che leggo il messaggio. Io sono una spenditrice, mi sono resa conto che fra spese, caffè fuori, cornetti, aperitivi, questo mese sono andati via 400 euro. Voglio iniziare a risparmiare. Se anche tu vuoi iniziare a risparmiare e se ti sei messo a fare i conti, ti sei accorto di spendere tantissimi soldi in caffè o spese inutili, allora questo video è per te. Io sono Giusy, trainer di autonomia finanziaria e ti aiuto a gestire al meglio i soldi, risparmiare e guadagnare di più per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Questo messaggio che mi è arrivato da Paola è può sembrare un messaggio specifico, ma nella realtà non lo è, perché tantissime persone si trovano in questa situazione. Molte volte si dice di non avere soldi, alcune volte è vero, e ovviamente se hai uno stipendio molto basso, per esempio di 800 euro, non sto parlando con te, però molte volte per gli stipendi normali succede che si spendono delle spese, come si è accorta Paola, grazie Paola per il commento di spendere più soldi di quelli che si dovrebbero spendere in qualcosa che alla fine non ci interessa davvero. Quindi, partendo da questo presupposto, cosa si può fare? Prima cosa fondamentale da fare è rendersene conto. Quindi Paola è già un passo avanti, ok? Perché molte volte non ci rendiamo conto perché 1 euro, 2 euro ci sembrano pochi soldi e ok, che cosa sarà mai 1 euro, 2 euro? E poi ci rendiamo conto di aver speso 300, 400, 500 euro in qualcosa che non ci interessava davvero e poi ci rendiamo conto che non riusciamo a risparmiare proprio per queste spese inutili. Quindi prima cosa è rendersene conto. L'altra cosa fondamentale successiva è prendere l'estratto conto dei 3 mesi precedenti, meglio ancora di un anno precedente, e rendersi conto di tutte le spese che abbiamo avuto. Quali sono state le spese che potevamo evitare, quanto hanno inciso? Questo è importante perché così ci possiamo rendere conto di quanti soldi potevamo evitare e capendo questo possiamo capire come migliorare. Quindi è uno step fondamentale, magari ci metteremo le mani nei capelli perché ci renderemo conto di quanti soldi abbiamo speso inutilmente, ma è uno step fondamentale perché questo ci porterà a migliorare, ok? Dopo che hai capito effettivamente quali spese puoi eliminare, quindi carta e penna alla mano, allora definisci un obiettivo chiaro. Quale spesa vuoi eliminare per primo? Ok? E dopo aver capito con quale spesa puoi iniziare, tra virgolette, a risparmiare perché eviti quella spesa, altra cosa fondamentale legata a questo è avere un obiettivo di risparmio chiaro, perché se dici voglio risparmiare, non avendo un obiettivo specifico, ok, voglio risparmiare 5.000 euro, ma perché cosa li vuoi risparmiare? Perché avendo un obiettivo specifico è molto, ma molto più facile riuscire a risparmiare. Quindi dovresti pensare, ok, voglio risparmiare 10.000 euro per puntini puntini, creare il mio fondo di emergenza oppure per dare poi una rendita a mio figlio, incominciare così a poter investire dei soldi per mio figlio oppure ancora per fare una vacanza perché già mi sono creato il mio fondo di emergenza, ovvero un obiettivo specifico perché questo renderà più facile il processo del risparmio. Altra cosa fondamentale è avere un appuntamento con i soldi. Eh sì, devi avere un appuntamento con i soldi, come per la salute, come per la famiglia. Se non li curi, allora con il tempo perderai la salute, perderai i tuoi affetti. Allora lo stesso bisogna fare con i soldi. Lo so, non se ne parla molto. In Italia l'argomento soldi molte volte è un tabù, però è fondamentale, fa parte della nostra vita e se non ci prendiamo noi cura dei nostri soldi, non si prenderà nessun altro davvero cura dei nostri soldi, ok? Quindi tutto deve partire da te. Per prendertene cura, che cosa devi fare? Sicuramente tutti i passaggi che ti ho scritto prima e poi avere un appuntamento fisso con i soldi. Quindi, una volta a settimana,
inizialmente, poi se diventi bravo puoi farlo una volta al mese, ma all'inizio ogni settimana dedicare del tempo per capire i soldi come li spenderai nella settimana successiva e poi alla fine della settimana fare un check e verificare se effettivamente i tuoi obiettivi li hai rispettati. Per esempio, presumevi di spendere 50 euro per la benzina, 100 euro per l'alimentazione, per le spese, i desideri o una cena fuori altri 50 euro e avere un risparmio di 100 euro, ok? Devi andare a verificare se effettivamente hai rispettato i tuoi obiettivi, se ci sono state delle spese impreviste e perché, che cose che non avevi considerato, se puoi migliorare in qualcosa in modo tale da migliorare settimana dopo settimana. Se poi vuoi gestire al meglio la gestione dei soldi, trovi la mia guida, il link in basso al video. Questo è fondamentale perché avendo un appuntamento con i soldi ti sarà più facile migliorare nel tempo e avere anche un obiettivo fisso mensile, per esempio 300-400 euro al mese. In generale dovresti risparmiare almeno il 10-20%, meglio ancora, del tuo stipendio, per budget alti anche il 30%, quindi se prendi per esempio 2000 o più euro, ok, allora dovresti risparmiare almeno il 30% del tuo stipendio. Per cifre inferiori va bene il 10 o meglio il 20% del tuo stipendio. E se all'inizio non ti viene facile risparmiare, potresti trasferire in modo automatico il 20% del tuo stipendio in un altro conto separato che non ha costi aggiuntivi, quindi scegli bene un altro conto in modo tale che con un trasferimento automatico, senza pensarci, i tuoi soldi vengono trasferiti nel conto di risparmio, come se fosse una sorta di salvadanaio virtuale, e in modo tale da non vedere quei soldi e non pensare a spenderli. Altra cosa fondamentale, non ne ho parlato, però sicuramente se hai dei debiti, la prima cosa da fare o dei finanziamenti è chiudere i tuoi debiti e chiudere i tuoi finanziamenti, perché molte volte sono collegati a interessi di almeno il 7-8% ed incidono parecchio sulla tua spesa mensile. Dopo che hai fatto tutto questo, è fondamentale anche capire se effettivamente ti bastano le tue entrate, perché molte volte non è solo un problema di risparmiare, quello è la base, perché se non sai risparmiare con 1000 euro, non saprai nemmeno risparmiare con 5000 e 10.000 euro. Quindi quella è la base, se hai imparato quello, ok. L'altra cosa fondamentale è capire se puoi aumentare i tuoi guadagni. Perché ti dico questo? Perché non puoi fare risparmio estremo, non si può risparmiare su tutto, bisogna anche vivere. E ok, si può fare un risparmio estremo per qualche anno, 1, 2 anni, 3 anni, per un obiettivo specifico, ok? Ma non lo puoi fare a vita, ok? Perché altrimenti non vivi più. Di conseguenza devi pensare a come guadagnare, quindi se puoi per esempio chiedere un aumento al lavoro, oppure se puoi cambiare lavoro per poter guadagnare di più, oppure ancora se puoi fare una seconda attività in parallelo a quello che fai già. Per esempio, puoi aprirti un canale YouTube e incominciare a guadagnare dalla creazione di corsi, dalle affiliazioni, da consulenze. Ovviamente non è uno step facile, non vuol dire che oggi apri il tuo canale di YouTube e domani già guadagni. Ci vuole tempo, è un qualcosa che richiede impegno, azione, però è un qualcosa che poi può portarti in futuro ad aumentare le tue entrate. Quindi devi programmare non solo le tue spese e il tuo obiettivo, ma anche quanto vuoi guadagnare per raggiungere il tuo obiettivo e come vuoi farlo per iniziare oggi e poi riuscire dopo 1 o 2 anni, 3 anni, insomma, a seconda dei casi, a seconda di quanto vuoi guadagnare, avere un'entrata maggiore. Perché in questo modo puoi vivere con serenità e raggiungere davvero i tuoi obiettivi finanziari. E tu hai già iniziato a risparmiare o ti viene difficile farlo? Raccontami la tua esperienza in un commento. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!